Roma Giovani, vi leggo le iniziative per il mese di dicembre. Vuoi andare a quel paese gratis? Prosegue all'Informa Giovani lo sportello dedicato al servizio volontario europeo, dove troverai informazioni utili per inviare la tua candidatura e consigli per scegliere il progetto più adeguato alle tue esigenze. Il prossimo appuntamento è martedì 10 dicembre dalle ore 15 oppure dalle ore 16:30. Per partecipare è necessario prenotarsi. L'arte di strada a Milano. Vuoi prenotare degli spazi dove esibirti? Con Strada Aperta puoi farlo. Iscrizioni online dal sito milano.stradaaperta.it oppure presso lo sportello Artisti di Strada, aperto da lunedì al venerdì dalle ore 10 alle ore 16. G-Lab, Laboratorio di Cittadinanza Urbana. Continua l'attività del laboratorio nato dalla collaborazione tra Assessorato delle Politiche Sociali e Servizio Giovani del Comune di Milano con l'Associazione Rete G2 Seconde Generazioni. Il laboratorio si propone di fornire informazioni di primo livello sul tema della cittadinanza. È aperto al pubblico tutti i mercoledì, giovedì e venerdì dalle 14 alle 18. Altre segnalazioni. AMSA, partita la campagna di reclutamento degli spalatori neve per Milano. Se sei interessato puoi inviare la tua candidatura dal sito www.amsa.it. Una volta registrati, i nominativi verranno inseriti nella banca dati dell'AMSA e, in caso di necessità, chi ha dato la disponibilità sarà convocato con una telefonata vocale registrata. Job Match Point. La provincia di Milano, in collaborazione con la Città dei Mestieri, organizza due giornate di fiera dedicate al lavoro con le aziende presenti in provincia di Milano. Per partecipare e candidarsi è necessario collegarsi al sito cittadeimestieri.it, registrarsi all'evento Job Match Point, consultare le offerte e inviare il proprio curriculum. Tutti i curricula trasmessi saranno valutati prima dell'11 dicembre. Se si risulta idonei, si verrà contattati per effettuare direttamente con l'azienda un colloquio conoscitivo. L'evento si terrà l'11 e il 12 dicembre. Residenze per artisti. Le residenze per artisti sono luoghi di lavoro e scambio che offrono ai creativi l'opportunità di vivere, per un certo periodo di tempo, la propria arte a tempo pieno. Se siete interessati, consultare i siti relativi ai progetti. Vuoi partire per un'esperienza di volontariato internazionale? L'associazione Gap Year presenta le opportunità per fare un'esperienza di volontariato internazionale di breve e lunga durata in Africa, Centro America e India, in progetti di sviluppo di associazioni partner. I progetti sono rivolti principalmente ai bambini e ai giovani che nei paesi in via di sviluppo vivono in condizioni di disagio. Info Day, lunedì 16 dicembre 2013, dalle 10 alle 17. È online il nuovo bando Light Up 2014. È un progetto triennale di promozione del volontariato rivolto alle giovani generazioni, che coinvolge giovani, associazioni di volontariato, scuole superiori, università e reti che operano in contesti giovanili. Il progetto prevede anche l'organizzazione di eventi con le realtà associative giovanili, già costituite o informali, sul tema «Giovani volontari promuovono il volontariato tra i giovani». Per le informazioni sul bando vedi il sito del CSV. Scadenza 16 gennaio 2014 entro le ore 12. Confini 11 è una rassegna fotografica itinerante che ha per filo conduttore la fotografia al confine. Il progetto prevede anche l'organizzazione di eventi con le realtà associative giovanili, già costituite o informali, sul tema «Giovani volontari promuovono il volontariato tra i giovani». Per le informazioni sul bando vedi il sito del CSV. Scadenza 16 gennaio 2014 entro le ore 12. Confini 11 è una rassegna fotografica itinerante che ha per filo conduttore la fotografia al confine. La mostra presenta 6 autori che propongono un modo alternativo di immaginare la fotografia. Ingresso libero. Il progetto comprende anche una serie di laboratori gratuiti tenuti dai giovani fotografi selezionati. La partecipazione è gratuita, previa prenotazione sul sito www.polifemo.org/confinilabs. Inaugurazione lunedì 2 dicembre, ore 18:30. Ciao ragazzi, da Elena dell'Informa Giovani è tutto, ci rivediamo per le notizie del mese di gennaio.